La notte poco prima delle foreste di Coltès, testo culto della drammaturgia contemporanea, diventa per noi Babilonia Teatri Foresto. Foresto, in dialetto veronese, è un'espressione che si usa per indicare gli stranieri. Ed è proprio su questo tema che abbiamo voluto mettere l'accento, sull'essere stranieri, sul sentirsi foresti in questo mondo. Goia de be, se non fosse paischere, de darmene de qua, se sapessi andonare, de catarme una camera, vecchio, quando se possa parlare. Qua non riesco a dire quel che goda di. Abbiamo lavorato in squadra per all'incirca 10 giorni. All'inizio non è stato facile perché il testo è in 3 lingue diverse, italiano, dialetto veronese e LIS. Ci siamo confrontati quindi su come trovare dei segni che traducessero in maniera adeguata le parole. Poi il problema era la tempistica di produzione delle 2 lingue, quindi come farle andare di pari passo. Abbiamo quindi gestito il problema con varie tecniche, grazie anche alla presenza di un interprete LIS. Abbiamo discusso, abbiamo comunque lavorato molto bene insieme. Inoltre il testo ha dei messaggi sottesi molto importanti che riguardano l'emarginazione e la marginalità, e questo ha una forte connessione con la comunità sorda. Possono sembrare comunicazioni contrastanti, ma poi si trovano delle similitudini. Foresto è un labirinto ed un intrico di lingue che abitano la scena, che convivono, che coesistono, e prova a raccontare di come le differenze possano stare assieme, differenze di cui il testo parla e che noi proviamo a trasporre sulla scena con i nostri corpi e con le nostre voci.